Quanto mi sta sul cazzo Massimo D'Alema? Madonna, ma quanto mi sta sul cazzo Massimo D'Alema con quella sua protervia, quella sua arroganza, saccenza? Sta sempre quando parla con i suoi interlocutori, non li guarda mai in faccia, inarca le sopracciglia, risponde, guarda un attimo, poi così guarda dall'altra parte, si mette di tre quarti. Quanto mi sta sul cazzo Massimo D'Alema? Ma quanto mi sta sul cazzo quest'uomo? Obama, che è uno degli uomini più potenti della Terra, il presidente degli Stati Uniti, quello sì che deve fare le strategie, no, per la politica internazionale, le potenze emergenti, la Cina, l'India, il Brasile, la Russia, Putin e cose. Eppure sorride, sorride a tutti, ma mi potrò mettere nel culo lo stesso, perché la gestione del potere è difficile. Chiunque, qualsiasi politico, è un mentitore di professione, per forza, promette in campagna elettorale quello che sa già che non potrà mantenere, ma è così, è inevitabile, è inevitabile. Però Obama, uno degli uomini più potenti della Terra, sorride, è gentile, è pacato, è un signore, quasi un principe, direi. E D'Alema, questo burocrate di Gallipoli, se la tira sempre come se... È intelligente D'Alema, per carità, un uomo intelligente, uno dei politici comunque più intelligenti che abbiamo. Però potremmo tranquillamente anche farne a meno, non cambierebbe assolutamente niente, assolutamente niente. Abbiamo avuto 20 anni di Berlusconi, figuriamoci se non possiamo fare a meno di D'Alema. Voglio, siamo sopravvissuti a quello, non mi sembra che la presenza di D'Alema in questi 20 anni di Berlusconi abbia cambiato un granché, non ha fatto niente di veramente strategico nei confronti di Berlusconi, no? Cioè, e lui sempre, disprezza sempre tutto, lui risponde, lui inarca le sopracciglia, risponde ai giornalisti trattandoli come delle merde, tranne quando si trova da Vespa o così con Maurizio Crozza, il giullare del PD, il giullare dei politici, un'altra parentesi, dico, ma Crozza non si vergogna a fare la satira davanti ai politici che gli sorridono? A me sembra peggio, no, Yorick, il giullare di Amleto, no? Quando Amleto va a vedere la sepoltura di Ofelia, va dal becchino, c'è quella scena meravigliosa, no? E vede il teschio di Yorick, il vecchio giullare, Yorick, e dice quelle parole poetiche, meravigliose su Yorick, il suo giullare, di quando lui era bambino e Yorick lo prendeva sulle spalle e lo faceva divertire, no? Perché una volta c'erano i giullari di corte che dovevano divertire il re, ma se erano troppo irriverenti gli tagliavano la testa, no? Quindi il giullare doveva fare ridere il re, ma senza offenderlo, no? Ecco, Maurizio Crozza a me sembra la stessa cosa, mi sembra il giullare dei potenti, dei politici. Lui li prende in giro, ma garbatamente, in modo che li diverte senza che gli taglino la testa. Ma questa è un'altra faccenda. Comunque, quanto mi sta sul cazzo Massimo D'Alema. Massimo, guarda in faccia i tuoi interlocutori. Sii gentile qualche volta. Sempre meglio tu di Walter Veltroni, per carità. Però, voglio dire, non sei un cazzo di nessuno. Ti metti sempre sta proterio, quanto mi sta sul cazzo Massimo D'Alema, proprio non lo sopporto, mi sta proprio sul cazzo Massimo D'Alema. Arrivederci da Maddalena, quanto mi sta sul cazzo Massimo D'Alema, tanto, ma tanto, ma tanto, tanto.